dato ovviamente dal presidente Alfonso, il quale è impegnato in un'altra iniziativa, perché prendo molto sul serio, prendiamo come tutte le banche sul serio quello che sta avvenendo. Tra l'altro non mi sembra di essere di fronte a una generica protesta, ma ad una proposta. Quindi le proposte vanno sempre ascoltate e poi le risposte necessarie. Sento dire che ci sarebbero decisioni già adottate irreversibili. Non è affatto così, la decisione la stiamo prendendo e per prendere questa decisione, tra le altre cose, acquisiremo il documento che qui è stato prodotto. Naturalmente si decide con il territorio. Caso specifico è il territorio della provincia di Teramo, che è un territorio complesso, articolato, e mi pare che qui siamo di fronte a un pezzo importante di questo territorio che esprime un'opinione che mette, ripeto, tutta la considerazione da parte nostra. Io non sono naturalmente in condizione di dare qui risposte in termini di sì o no, che non mi competono, perché altro non si programma così, però quello che posso dire sicuramente è che di fronte a una proposta ragionata e civile e articolata come questa, da parte nostra c'è tutta la volontà, il dovere, aggiungerei io, di prenderla in considerazione.